Sul sul amici, bentornati nel mio canale, io sono Adanai e oggi torniamo in vita da Sims 2.0. Trenta canzoni, sono rimaste sotto, 30 canzoni. Allora ragazzi, ultimamente ho sfortuna con questi video. Nell'ultimo che ho registrato non mi ha preso l'audio, quindi diciamo che nel frattempo è successo qualcosa che non potrò mostrarvi. Allora, attualmente Rabia sta facendo un bel bagno rilassante perché è un po' tesa da quando è diventata mamma. Già ragazzi, ha partorito una bella bimba e sì, per motivi di spazio si sono trasferiti nel quartiere delle Spezie, in questo appartamento che vi mostro. Eccolo qua. Devo sistemarlo, io me ne ero dimenticata. E allora vi mostro la piccola, che si chiama Keira, perché Keira mi sembrava stesse bene con Kiran, ho sbagliato, perdon. E ora sta pure piangendo. Quindi tesoro, almeno fai la madre, quando hai fatto cambia il pannolino sporco e nutrila. Lei preferisce nutrirla con il biberon perché è giovane e non vorrebbe che il suo seno mi uscisse provato. No, che sono madre cattiva, però è un po' ingenuo, non ci pensa. Kiran invece in tutto ciò è a scuola. Tra l'altro, se non mi sbaglio, è il compleanno di Kiran. No, ancora no, domani, vabbè. Potremmo fare la festa già anche oggi in realtà. Ok, intanto lei si sta occupando della piccolina. Crediti extra, l'insegnante si avvicina a Kiran e gli fa una proposta. Se si ferma in classe, in pausa pranzo, per qualche compito extra, forse può alzare un po' il suo voto. Kiran deve faticare per crediti in più o godersi la sua pausa? Lui non avrebbe voglia, però ora che è diventato padre magari si è un po' responsabilizzato e diceva che giustamente qualche credito in più lo può aiutare, quindi... Non solo Kiran riesce a prendere qualche piccolo punto in più per il voto finale, ma lo studio extra lo aiuta a capire meglio la materia, aumento di rendimento, piccolo, perfetto. Fosse stato prima, avrei scelto l'altro. Però lui adesso comunque ha un motivo in più per fare bene a scuola, perché insomma lui spera di trovare un domani un buon lavoro per poter mantenere al meglio la piccolina. Lei, come si diceva, non ha un bel... lei sta saltando la scuola invece. Artista del caffè e latte, non lascia il lavoro. È una cosa che tu non devi avere perché sei una scansafatica in questo senso. Quindi. Ok. Lascia il lavoro, sì. Ok, perfetto. Lei sta saltando la scuola, però vabbè. Ma sono le due, quindi anche inutile mandarla. Lei, so che ho detto, però dai, ultimamente a forza di litigare con Kiran, perché lei non aiuta in casa, non fa nulla, perché lei è abituata male. Comunque viene da una famiglia ricca, lei è abituata a essere servita e riverita, e quindi non si ritrova adesso nel ruolo di dover fare tutto. Aveva servitori, camerieri, cuochi personali, adesso no. Però a forza di litigare con Kiran si sta decidendo a fare qualcosa. Ecco, non è molto brava, come possiamo notare. Kiran, andiamo su. Quando torni da scuola tu? Ancora. Manca un quarto d'ora più o meno. Ecco, si brucia pure. Se non altro, Keira sta dormendo tranquillamente. Cibo per noi, che bello. Ma veramente...
Vabbè, lei intanto mangia perché ha fame, non aspetta Kiran, che ormai è quasi di ritorno, anzi è tornata. Ma sì, invita Dustin a casa, ok. E chiama a tavola già che ci sei, così mangia con voi anche lui. Lei non sarà molto felice di vedere che ha portato Dustin, non perché gli stia antipatico, perché alla fine uscivano un gruppo insieme, ma perché avrebbe voluto stare un po' sola con Kiran, che comunque il rapporto tra di loro non è il massimo. I vicini che si vogliono truffolare alla mia tavola. Ma Dustin non doveva essere venuto con te, scusa? Io non lo vedo. Vabbè, non ce lo chiediamo. Allora, lei... No, dove vai? Non ti alzare. Chiedigli della sua giornata, lei cerca di fare conversazione comunque perché vorrebbe migliorare la cosa. Racconta una barzelletta per flirtare. Cosa hanno detto? Mi sa che preferisci che nessuno ti disturbi. Bravo, l'hai capito. Esattamente. Insomma, lei vuole migliorare il rapporto con lui. Chiedi del cibo. Ah, probabilmente gli starà chiedendo ora, tra un po' gli chiederà: ti è piaciuto? Sì, andate. Lei si trova, cioè, lei si sente stanca, anche se in realtà non è che abbia fatto chissà cosa, infatti se ne va a riposo. Lui invece va un attimino a coccolare la piccolina. Coccola. Fai una faccia buffa, parlale. Potresti nutrirla con il biberon. Fai anche dei versetti e la culli. No, adorabile sei, Kiran. Ci sa fare, dai, con i... Chi è la piccolina di papà? Chi è la piccolina di papà? Tu sei la piccolina di papà. Lo adora sua figlia, fondamentalmente. Anche se ovviamente si reputa troppo giovane. Maestra, ma qui i vicini non hanno niente da fare. Mi annoia, se andrebbero a passare un po' di tempo insieme, socializziamo un po', oppure facciamo quello che vuoi tu. No, non mi va. Che cavolo. Non so se fargli organizzare il compleanno o meno. Io direi solamente di invitare però Eleanor, senza rompersi tanto le scatole, nel senso. Quindi, cuciniamo una torta hamburger. Se la deve cucinare da solo perché figurati, rabbia, non ne ha voglia e non è nemmeno capace. Ah, devo mettere le lavatrici qui, mi sono dimenticata. Vabbè, lo farò poi, non importa. Poi. Invita nell'otto attuale, facciamo un invito semplice senza stare. Inviti lei. Invitiamo anche Eileen. Invitiamo anche Reina. Invitiamo anche Ain. Lui è pure flirtante. Cosa ha tra i desideri? Fai fichi fichi con rabbia, ok. Voglio fare fichi fichi ed è tornata, evidentemente. Questo? Finisci i compiti a casa, va bene. Ma in realtà lo levo perché stai per passare l'età, tesoro. Aia. È arrivata Eileen che sta andando a vedere la bambina. Eleanor, dov'è invece? Ancora non. Ah no, non sta andando a vedere la bambina. Si è messa a riporre i libri. Grazie. Eccola. Vanno a fare tutti gli affaracci propri. Ain va di qua. Qualcuno guarda la bimba? No. Ah, si salutano perché giustamente lui è suo fratello, per chi non lo ricordasse. Imparala a conoscere. Chi è che sta chiamando rabbia? Shiva. Non ho fatto in tempo a rispondere. Fa niente. Svegliati e cambiati, dai. Ti metti. Quello da festa, qualsiasi esso sia.
Abbraccia anche lei così. Insomma, sei felice che le sia venuta. Chi è questa tizia che si sta imbucando a casa mia? E poi andiamo a salutare anche nostra sorella con un bel abbraccio. Abbraccia affettuosamente. Noi facciamola vedere anche. Fai vedere a Elinor. Lui sta parlando intanto con Aileen, che gli si sta chiedendo come si sente, come si trova con Rabe. Lui dice: ma insomma, le cose potrebbero andare meglio, però. Ti puoi svegliare, Rabia, per cortesia? Vuoi mancare anche al compleanno? Non è tuo marito, ma insomma. È il tuo compagno? Metti, quelle da festa sono identici, spiccicati a quelle da quotidiani. Benissimo, fa piacere. La torta in tutto ciò dov'è finita? Io spero sia qui dentro. No. Dove hai messo la torta? Oh, porca miseria. Allora. Rabia, mi dispiace, cucinala te. Mi serve sta torta. Ah, eccola, eccola, l'ho vista. Ok. Aggiungi le candeline, prima che qualcuno se la venga a mangiare. E Kiran, eccola qui, dalla sorella. E condivido un segreto. Anche la sorella gli chiede: ma quindi come sta andando? Vabbè, mi sto impegnando per fare la cosa giusta, non che ne sia felice, però. Oddio, Reina! No, scusate, non la posso vedere così. Ora rendi felice, grazie, così è pulita. No, non la potevo vedere così. E poi esprimo un desiderio. Ragazzi, c'è il compleanno, se cortesemente lo venite a guardare. Ma lei si è rimessa a letto, ma io non ci posso credere! Una donna infame! Vabbè, a questo punto, guarda, vai a cagare, dormi. Cioè, però questa cosa me ne ricorderò. Happy birthday to Dai, you. Kira, nessuno ti ha Happy cagato, però birthday ti to cago you. io. Happy Ed ecco qua, Kira adulto, al momento uguale identico. Chiacchiera, ok. Chiacchiera con Ain, che si congratula per il passaggio d'età, sei diventato adulto anche tu, finalmente non sei più un ragazzino scemo. Lo prendo in giro bonariamente, chiaramente. Kiran al momento, tra l'altro Ain, se notate, giusto, ovvero non l'avevate visto la volta scorsa, eccolo qua. Lui adesso vive con Elinor. Ma i due non stanno insieme, non fanno coppia ufficiale perché lei non se la sente ancora. È molto titubante per via di dell'età, come al solito, no? Però lui cercava, Ain cercava un posto dove stare, non trovava niente d'adatto e allora alla fine Elinor ha accettato di farlo venire a vivere con lei, però ha messo in chiaro coinquilini con benefici, ma nient'altro al momento. Anche se Ain vuole da lei una storia seria, stabile, vuole ufficializzare tutto quanto. E infatti ora lui magari disputa di bambini. No, non disputate adesso, dai, il tuo compleanno. Piuttosto chiacchierate un po'. Così random. Cos'altro? Dai consigli familiari. Che altro? Conversazione personale profonda. Lui, insomma, si confida un po' con sua sorella. Condivide i pensieri malinconici perché l'uomo qua, beh, si sente incastrato, anche se ama tantissimo la sua piccolina, però dice: guarda com'è rabbia, neanche è venuta a festeggiare con me il mio compleanno. Ok, a questo punto, che ore sono? Sono le 10, in realtà è ancora abbastanza presto. Allora, lui e Adin potrebbero magari giocare una partita, anche Elinor. Almeno fanno qualcosa. Ma non da solo, con loro. Ah, stanno andando via, ok, allora no. Allora niente, gioca da solo. Hai paura, piccolina? Te lo spengo.
Accarezzala, visto che Ren è rimasta qui, accarezza Reina. Lei resta qui, gioca. Calma Reina. Prova amore. A lui manca Reina, manca proprio. Bellissimi. Vai, ripulisci qua per terra mentre Rabia ancora dorme. Io una cosa impressionante, ragazzi. Cioè, credo di non aver mai visto una simile e dorme così tanto. Cioè. Senza poi neanche tutto sto gran motivo, perché alla fine c'ho la barra dell'energia neanche troppo rossa. Questo riponimelo, per cortesia. E poi vai a nutrire la bimba, che la madre è degenere. Coccola, culla. Fichi fichi quasi quasi te lo tolgo, perché non si merita il tuo fichi fichi. Meno male, Kiran, che ci sei tu. Cioè, l'ho fatta svegliare 3 volte, rabbia, vi giuro, non mi riesce a darmi pace di sta cosa. 3 volte. E si è rimessa a dormire ogni volta. Cioè, è imbarazzante per come si è comportata male. Ok, ragazzi, le metto la lavatrice. Ok, visto che anche lui mi sta letteralmente morendo di sonno, direi di mandarlo a dormire. Ora, abbiamo aggiunto la lavatrice, la cesta e l'asciugatrice. Quindi abbiamo tutto. Questo è il terrazzino di quest' appartamento. Lo trovo adorabile, mi piace veramente tantissimo. Cioè, no, guardatelo, che bella. Cioè, fa una figura fantastica. Troppo. Cioè, lo vedete quanto è bello? Non lo so, mi sembra veramente una casa vera. Mi piace da matti. Complimenti a chi ha fatto questo appartamento. Non l'ho fatto io, diciamolo. Ok ragazzi, loro dormono, direi che ci vediamo domani mattina da Elinor. Ok ragazzi, è mattina del giorno dopo, siamo da Elinor che è tornata a vivere nella casa di sua nonna Brindleton Bay, nella sua casa d'origine. Questa casa in realtà io l'ho presa dalla galleria da un ragazzo molto bravo, e ve lo voglio far vedere, che praticamente l'ho vista nel gruppo, lui l'aveva postata in un gruppo di The Sims 4. Su Facebook, io l'ho vista, mi sono innamorata e appena l'ho vista ho deciso che la volevo. E lui è questo ragazzo qua. Appena la trovo, eccola. Italia, era la prima. Auguri, Italian Blue House. Lui è Sentex on Fire come D per origin. È veramente bellissima questa casa e merita avere credit. Io ho modificato qualche cosina, ma giusto 3 bischerate, niente di che. Ci ho aggiunto solamente questo angolino per lo yoga, lì il filo per la biancheria, poi per il resto. E Eleanor, come ogni mattina, sta facendo yoga. A lei piace, ha scoperto questo nuovo mondo nel benessere. E da quando l'ha scoperto si è innamorata dello yoga. E io mi piace un sacco le simine che fanno yoga. Infatti mi rendo conto che lo faccio fare praticamente a tutte le mie simme. Però mi piacciono, non so perché mi infondono relax. E mentre lei fa yoga, Ain sta facendo jogging insieme a Reina per Brindleton Bay, con cui comunque sta stringendo una certa amicizia. Lui come lavoro fa l'intrattenitore, avendo come aspirazione genio musicale, ho deciso di farlo lavorare, farlo diventare un musicista. Come secondo lavoro lui fa il DJ, quindi insomma mi sembra molto adatto come lavoro. Tornerei da lei, che una volta che ha finito di fare colazione. Sì, di fare colazione, scusatemi. Già, io devo guardare assolutamente qui. Trovate un fidanzato, una fidanzata, vai a 2 appuntamenti. È ancora lei che non si è messo col fidanzare, quindi per ora l'appuntamento glielo potremmo far fare, però in effetti. Quando hai fatto, amore mio, ti cambi d'abito.
Mettiti questo, va bene. No, anzi. No, cosa vieni qui? Ho sbagliato. Cambia abito e ti metti questo. Su. E già che siamo qui, ti vai a comprare un'ordina del cibo. Vediamo se c'è qualcosa di buono. Zuppa e frutti rimani. No, lei più che altro non ha fame, se non sbaglio, no, infatti. Quindi sta bene, ecco quello che volevo in realtà. Compra il pescato del giorno, anzi, prima contrattiamo e poi compriamo il pescato del giorno. Lui è ancora con Reina? Sì, ah, l'ha mandata qui. Allora, fai una cosa. Accarezzala. Poi addestrala un po', dai. Continua l'addestramento a sedersi. Lui mi piace veramente tanto, specialmente dopo il makeover è bellissimo lui. Ok, torniamo da Eleanor. Sei un osso duro, facciamo così, ti concedo uno sconto del 25%. Bene. Allora, possiamo prenderci un bel persico. Pesce palla, no? Non sappiamo morire. Un salmone. Tonno, una trota. Basta. Adoro, adoro, adoro. Mi sa proprio questa cosa di venire a comprare il pescato del giorno. Mi fa proprio, non lo so, quotidiano. Mi sembra veramente reale come cosa. Mi piace tantissimo. Allora, mettiamoli tutti in frigo. Oh, c'era già, avevamo scattato una foto. Vedete questa casa a me all'interno? Ci sono queste crepature che per me non sono difetti, per me rendono realistica una vecchia casa come sarebbe appunto casa di una nonna. Perché ricordo che questa è casa della nonna. Allora, tu potresti farmi il bucato. Ma c'è la lavatrice, giù ma c'è. Fruga nelle tasche. Sì, abbiamo trovato 13 simoleon, dai, non è andata male. Dai, lei è abbastanza ecologista, ha la lavatrice, l'asciugatrice. Vedete, è qua. Oh, vedo tutto nero. Ok, è qua. Ed è anche molto bellina, molto molto bellina. Solo che probabilmente è troppo giù e non la vede, non saprei. Ma tu puoi aggiornare? No. Lei sta lavando i panni. Bravissima, piccola mia. Se potresti fare anche ascoltarli. Ti ascolti un po' di musica. Classica che ti rilassa. E spengiamo la radio che quando tornerà Reina ne sarà spaventata perché lei ha paura della radio. Ti ascolti la musica classica dall'auricolare, dai. Cioè, non mi dà a voi l'idea di una casa vera? Cioè, è stata veramente brava, una casa realistica. Ma tanto. Poi dopo lei potrebbe andare al lavoro e stasera avere un appuntamento con Ain. Perché è rosso lui fuorente? Che è successo? Spruzzato dal cane, che schifo, no! Reina, fai una ramanzina sui giochi nelle pozze. Mannaggia. Reina. No, Reina! E anche sulle bevute. E non si gioca nelle pozze, non si beve soprattutto dalle pozze. Forza, andiamo a casa. Oh, Reina ha imparato a non bere dalle pozze. Perfetto. Mettile il guinzaglio e andiamo verso casa. Dai. Dai. Ok, andiamo verso casa e le dobbiamo fare un bagno. Hai fatto tu? Perfetto, prendi e sposta il bucato al filo della stand di biancheria. Cosa ha fatto questo canone? Maxi, piccolina,
Non lo so se lo posso fare. Io intanto ho comprato. Non lo starò ad aprire. Aspetta, stai con lei. Metti il guinzaglio. Conforta Maxi. Mettiamolo il guinzaglio prima di portarla dentro il lotto. No, non te ne andare. Metti il guinzaglio. E portala qui. Vieni, Maxi. Ma non posso. Peccato. Vabbè, speriamo venga come mia paziente nella clinica veterinaria. Io per oggi però mi fermerei qui perché mi sa che è andata anche un po' troppo per le lunghe. Noi ci vediamo la prossima volta con una nuova puntata. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e un commento. Vi invito a iscrivervi al canale per restare aggiornati e noi ci vediamo la prossima volta. Sul sul!